A seguito della firma dell'accordo di cooperazione tra l'americana Federal Aviation Administration, l'ente nazionale per l'aviazione civile e l'Agenzia Spaziale Italiana sul Commercial Space Transportation, avvenuta il 30 giugno 2016, incontriamo lo Space Attaché presso l'ambasciata italiana negli Stati Uniti e responsabile dell'ASI Office a Washington, il generale Roberto Vittori. Commercial space è una parola inglese che è anche difficile da interpretare. Significa andare nello spazio, ma non come facciamo oggi in maniera eccezionale l'astronauta che indossa la tuta e sale a bordo di un razzo. Parliamo di spazio dove decollo da pista normale, come se dovessi andare a Milano piuttosto che a Parigi, e poi in realtà esco al di fuori dell'atmosfera. Posso fare attività, lanciare microsatelliti, fare ricerca, è fantascienza? No, oggi è già realtà negli Stati Uniti. Esistono compagnie private che sono riuscite in maniera efficiente, in maniera efficace, a dimostrare la fattibilità della transizione dal mondo aeronautico a quello aerospaziale. Il senso di quello che abbiamo firmato oggi è mettere in comunicazione, aprire un canale tra gli Stati Uniti e l'Italia. L'Italia è stata la prima nazione a firmare con gli Stati Uniti un accordo sul Commercial Space Transportation. Questo ci posiziona in maniera opportuna e ci apre possibilità di collaborazioni anche industriali. Il ruolo delle istituzioni rimane prioritario. Negli Stati Uniti il Congresso ha fatto una legge chiamata Launch Space Act, con la quale regolamentava il futuro del Commercial Space Transportation, dell'approccio commerciale allo spazio, e la Federal Aviation Administration, l'equivalente della nostra Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, è stata identificata come l'interlocutore. Il nostro sistema è differente, molto differente, e soprattutto noi lavoriamo in maniera bottom-up piuttosto che top-down, per usare un termine inglese. Che significa? Significa che l'Italia si muove, diciamo, per approssimazioni successive. Non è un termine bello, ma rende l'idea. Quindi creare sinergie tra Agenzia Spaziale Italiana, Aeronautica Militare, Ente Nazionale dell'Aviazione Civile. Un altro contributo fondamentale è dato dal Ministero Affari Esteri. Io stesso sono addetto alle questioni spaziali all'Ambasciata di Washington. Senza quella posizione non avrei potuto mettere in comunicazione realtà del governo federali con le agenzie, gli enti, gli istituti, l'Aeronautica Militare, no, italiana.